Benvenuti in questo nuovo video. Oggi, dopo praticamente un anno dalla loro presentazione, parleremo di loro, degli AirTags, i piccoli ma molto carini localizzatori di Apple. Direi che non debba mettermi a spiegare come funzionano adesso, quindi iniziamo subito. Bene, partiamo col dire che non è davvero un anno che li uso, perché se vi ricordate la scorsa primavera, non appena rilasciati, questi erano introvabili. Le scorte non erano sufficienti e si sono create file online di settimane o addirittura mesi per comprarli. Io ricordo che in quel periodo giravo, quando mi capitava di finire in un qualche negozio tech, chiedevo sempre, proprio per regola, se li avessero. E dopo aver girato qualcosa come una dozzina di quei negozi, mi sono sentito dire sol dei no. Capite quanto era grave la situazione. Comunque, dopo qualche mese, dato un po' di tempo alla domanda e all'offerta per pareggiarsi, ne ho comprati due alla modica cifra di 70 euro in totale. Però sono molto carini, forse ne è valsa la pena, dai. E ne ho attaccato uno alle chiavi di casa con questo portachiavi e un altro, questo, al mio zaino con un laccetto comprato su Amazon. Quindi, dall'estate scorsa, quante volte mi sono stati utili? Ve lo dico dopo avervi ricordato che se vi piacciono questi video, un'iscrizione al mio canale sarebbe davvero molto apprezzata. Solo una piccola parte di chi guarda i miei video è davvero iscritta e supportandomi con un'iscrizione, un commento, un like, mi dareste davvero una grande mano a crescere qua su YouTube. Quindi, se doveste farlo, grazie mille. Dicevamo, quante volte mi hanno aiutato o salvato la vita? Devo dire, più spesso di quanto pensassi. La loro funzione chiave, chiaramente, è di localizzare un oggetto quando viene perso. E fanno un lavoro piuttosto buono in questo. Una volta ho perso le chiavi a scuola e ritrovarle è stato facile. Ma di video online dove la gente prende e perde apposta le cose per poi ritrovarle con gli AirTags, ce ne sono abbastanza. Parlandovi della mia esperienza da persona disordinata con la testa tra le nuvole, questi mi sono stati utili per scopi anche più fini. Abbiamo detto che sono disordinato e perdo sempre le cose. Non giudicatemi, sono un artista, posso farlo. Comunque, mi è capitato spesso di dover uscire di casa al volo, perché sì, sono anche sempre in ritardo, e non trovo le chiavi o lo zaino. E la funzione trova nelle vicinanze, quella che utilizza il chip U1 dentro l'iPhone per localizzare l'oggetto, è davvero tanta roba in quelle situazioni. In più c'è anche la possibilità di emettere un suono, rendendo la localizzazione degli AirTags facile quando siete nelle vicinanze. Ma devo dire che ci sono anche molti altri aspetti interessanti degli AirTags. E certo, ne parleremo, ma lo sapete, dopo lo sponsor di oggi. 4DDIG di Tenorshare. Io onestamente non ho idea di come si pronunci, quindi lo chiamerò così. 4DDIG è lo strumento perfetto se avete bisogno di recuperare file persi dal vostro computer, anche quelli già eliminati definitivamente dal cestino. Recupera in maniera sicura e con un alto tasso di successo. Inoltre, non richiede conoscenze pregresse per essere utilizzato al massimo. Basta qualche clic e fa tutto lui, anche molto velocemente. Sapete, è facile perdere qualche dato. Tra l'eliminazione accidentale, i crash del sistema, virus, errori del processore, formattazioni del disco, aggiornamenti non riusciti, insomma, avete capito. Supporta più di 1000 file e formati diversi, così siete sicuri che qualsiasi contenuto vogliate recuperare lo può fare. E questa è davvero solo la base. Ha tantissime funzioni molto molto evolute che possono esservi utili nella vostra esperienza per recuperare dei dati. È disponibile, per essere tranquilli di poterlo utilizzare ovunque, sia su Windows che su macOS. Se siete interessati, dateci un'occhiata al link in descrizione e grazie mille a Tenorshare per aver sponsorizzato questo video. Tornando ai nostri cari AirTags, è davvero incredibile l'ecosistema di accessori per un accessorio che si è creato tra laccetti, portachiavi, portafogli interi con uno spazio apposta per l'AirTag. Beh, c'è davvero di tutto e questo non può che essere un bene. Una vasta scelta di accessori non solo garantisce la possibilità di scelta all'utente, ma aumenta anche la competizione nel settore. Questo fa in modo che ci siano prodotti sempre più di qualità a prezzo sempre più basso. L'altro aspetto positivo di questi AirTags è la batteria. Oltre a essere molto facili da cambiare, queste unità CR2032, insomma le classiche batterie tonde, garantiscono, a detta di Apple, un anno d'uso di autonomia. Ma io devo dire che dopo 9-10 mesi sono ancora messo così. Quindi, secondo me, all'anno ci arriverò tranquillamente e secondo me andrò anche ben più in là. Chiaro, il mio utilizzo non è dei più pesanti, ma comunque, c'è un insettino che da mezz'ora mi vola in faccia, mi dà un fastidio. Tutto sommato sono carini e interessanti. Per chi come me soprattutto ha un po' la testa fra le nuvole, vive un po' nel disordine, perde le cose, ma l'ho detto, sono un artista, posso farlo, lasciate, lascia, lascia, fidati. Comunque,
per le persone come me è un buon acquisto, fidatevi. Il prezzo, devo dire, non è comodissimo, però non è neanche così insensato. 35 € di listino per il singolo e sempre di listino il pacchetto da 4 costa 120, un risparmio di 20 €. Anche se poi devo dire che il prezzo street price dopo un anno dal rilascio è sceso un po'. Per il singolo di solito si parla più di 30 € che di 35, mentre il pacchetto da 4 scende da 120 intorno ai 95, anche 90 se siete un po' fortunati. E comunque diciamo che spendere 30 € per salvare qualche bene decisamente più costoso è una bella assicurazione, può avere senso. Quindi per un localizzatore comodo, carino, performante, molto ben sincronizzato con tutto quello che è l'ecosistema Apple, dov'è questo tipo di cose, e con un prezzo ragionevole. Beh, appunto, tutto questo insieme fa sì che siano consigliati, soprattutto per chi è appunto un po' come me. Non credo proprio ne sarete delusi. Questa è un po' la mia esperienza, chiaramente io sono uno solo, quindi vi invito a lasciare la vostra se li avete nei commenti, con in generale magari anche un'opinione su questo video, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, cosa potrei migliorare, fatemi sapere. E magari se vi è piaciuto, un like e un'iscrizione. Molto apprezzate. Noi ci vediamo alla prossima, magari parleremo ancora degli AirTags più avanti, non lo so. In tutti i casi, seguitemi su Instagram e su Twitter per contenuti esclusivi su di me, su quello che faccio e anche per un nuovo progetto che sta arrivando molto molto carino. Noi ci vediamo presto con tanti nuovi video. Bella regà!